L'aspetto del paese è bellissimo. Immagina un immenso anfiteatro quale soltanto la natura può crearlo. Benché vi sia abbondanza di acqua, non vi sono paludi, perché la terra è in pendio e non l'assorbe. Il terreno si innalza così dolcemente e con una pendenza quasi insensibile che mentre ti sembra di non essere salito, sei già in cima. Così descriveva la Val Tiberina Plinio il Giovane nel primo secolo avanti Cristo. Morbide colline abbracciano da ambo i lati la valle. Il verde è sempre presente, si nota ovunque e ovunque si trova. Boschi di querce, pini, campi coltivati a grano, girasoli, gran turco e tabacco si alternano costantemente. Il biondo Tevere scorre attraversando la valle per tutta la sua lunghezza, da nord a sud, tortuoso e lento, tra le coltivazioni. Il corso è seguito da fitte foreste che scompaiono a ridosso dei campi lavorati. Piccole rapide, anse, e lunghi e calmi tratti formano un ambiente unico, da salvaguardare. E la natura, alimentata dall'acqua del fiume sacro degli antichi romani, è bella e rigogliosa. I vecchi casolari in pietra sorgono ovunque, sia in pianura che in collina. Robusti come blocchi di roccia. Queste abitazioni erano come piccole aziende agricole, autonome ed efficienti, dirette dal fattore per conto di quello che un tempo era il padrone. La stalla, la cantina, i seccatoi del tabacco formavano un unico edificio con la parte abitata. L'interno brulicava di vita. Famiglie numerosissime. 5, 6 figli, a volte anche 10. La giornata finiva attorno al camino centrale, unica fonte di riscaldamento esistente. Nonostante abbiano perso la loro funzione, questi edifici sono ormai parte integrante del paesaggio, testimonianza e orgoglio di un popolo operoso. Nel punto in cui la valle si restringe quasi a chiudersi, sorge Città di Castello, incorniciata dal verde, con i suoi campanili, le torri, i palazzi e i quartieri popolari. Le mura percorrono quasi interamente quella che era l'antica cinta. Sopravvissute al tempo e alle mode, con enorme e fiera fatica. A tratti riesce facile immaginarne l'antico splendore, la solidità, la forza. È importante proteggere questo luogo. Sembrano sussurrare le mura a chi le osserva. Le superfici in mattoni si alternano a quelle in pietra, lasciando intuire l'effettiva altezza delle mura soltanto nei pochi punti in cui il fossato è ancora presente. L'acqua del Tevere, opportunamente deviata, cingeva l'intera città fornendole una difesa impenetrabile. Delle porte originali ne rimangono solo due: Porta Santa Maria e Porta Sant'Andrea.
porta a Sant'Egidio, San Giacomo e San Florido furono distrutte tra il XIX e il XX secolo. I vicoli, le vie lastricate con i ciottoli rubati al Tevere, le case strette l'una all'altra, i palazzi signorili, le chiese, i monasteri e le loro torri. Pietra su pietra, mattone su mattone. Nei secoli, Città di Castello è stata ricostruita più volte, dopo i violenti terremoti che la rasero al suolo e in seguito ai saccheggi e alle distruzioni dovute alla brama dei tanti che tentarono di conquistarla. La città porta con sé le tracce di questa storia, di ognuno di questi cambiamenti. Sulle facciate dei palazzi, su quelle delle case più conosciute, degli edifici più importanti. Tutto sembra essersi adattato, rinascendo continuamente. La storia di Città di Castello è fortemente legata a quella che si dimostrò essere una delle famiglie più influenti mai vissute in Val Tiberina, i Vitelli. A loro la città deve il suo aspetto rinascimentale, frutto della trasformazione più radicale della sua storia. I Vitelli erano certamente abili politici, ma specialmente condottieri spietati e temuti. Combatterono al servizio del Papa, dei Veneziani, dei Farnese, ma soprattutto dei Medici. Se oggi la città non è un claustrofobico groviglio di strade e vicoli angusti, il merito è sicuramente dei Vitelli, che ne modificarono l'aspetto medievale, creando slarghi capaci di valorizzare le facciate dei palazzi, gli stessi magnifici costruiti negli anni del loro massimo potere. Per celebrare le sue nozze con Angela De Rossi, Alessandro Vitelli fece innalzare uno dei simboli della città, un palazzo sospeso nel tempo, straordinariamente evocativo. Palazzo Vitelli alla Cannoniera, ora sede della Pinacoteca Comunale. La sua singolare facciata, il suo aspetto più caratteristico, lo rende unico nel suo genere. Le grottesche furono graffite da Cristoforo Gherardi su disegno di Giorgio Vasari. Putti alati e maschere decorano la parete che si affaccia sul giardino. Lo stemma della famiglia Vitelli troneggia su ogni cosa, come a ricordare chi ne è stato, se non l'artefice, il committente. Ora, dopo anni di lavori, il parco riprende forma come giardino all'italiana, tipico del XVI secolo. Un tempo famoso in Europa per il suo incredibile assortimento di piante, soprattutto esotiche, che lo rendevano un'autentica rarità. Fu Cola della Matrice ad affrescare lo scalone che porta al secondo piano, quello signorile. Cola giunse a Città di Castello grazie allo stretto rapporto che Alessandro Vitelli aveva con la città reatina di cui era signore. E di nuovo troviamo al centro della volta lo stemma della nobile famiglia. Un vitello, due scacchiere e due mezzelune. Unito a un leone rampante, il blasone della famiglia di Angela De Rossi.
Apollo ruota attorno allo stemma della casata di Telli, assieme alle sue muse. Il dio era un modello per Alessandro, che da mecenate amava paragonarvisi. Il potere dei vitelli richiamò artisti da ogni parte d'Italia. Città di Castello era un cantiere aperto e stava mutando decisamente il suo aspetto. Persino un giovanissimo Raffaello arrivò in città. Appena sedicenne, dipinse lo stendardo della Santissima Trinità. In seguito, lo Sposalizio della Vergine, opera dal valore inestimabile, ceduta dalla città al generale Lechi durante le campagne napoleoniche e ora esposta alla Pinacoteca di Brera. Signorelli rimase sempre molto legato a questa terra e ai vitelli. Realizzò per loro il ritratto di Niccolò e dei suoi figli Camillo e Vitellozzo. Ma il dipinto indubbiamente più interessante custodito nella Pinacoteca è il Martirio di San Sebastiano, sul quale spiccano le figure di due arcieri dagli sgargianti pantaloni attillati. Anche la famiglia della Robbia assunse un ruolo di rilievo nel quadro artistico Alto Tiberino grazie all'innovativa invenzione della terracotta policroma invetriata. Le opere conservate nel balcone sono di eccezionale bellezza. L'Adorazione dei Pastori, l'Assunzione della Vergine. La luce filtra dalle numerose finestre, avvolgendo delicatamente ogni cosa. Le stanze sono una gioia per gli occhi. Donano un senso di sospensione, come se tutto fosse immobile e bloccato nel tempo. Come se ancora i vitelli abitassero quegli ambienti. I manti delle Madonne gotiche. Le ali colorate degli angeli, l'incoronazione della Vergine, della bottega di Domenico Ghirlandaio. Il reliquiario di Sant'Andrea, datato 1420, è opera della bottega di Lorenzo Ghiberti. Fu commissionato dal comune per custodire le ossa del braccio del santo. La sala delle armi. L'arte e la guerra si muovono parallele, trovando in questo palazzo una congiunzione armonica. Mecenati e guerrieri. Comandanti astuti e capaci, e allo stesso tempo menti in grado di guidare la città verso un nuovo aspetto, dandole le sembianze attuali. L'eterno gioco tra amore e guerra, in cui l'arte fa da stretto collante, ma anche da risultato. L'ultimo e più imponente palazzo che i Vitelli edificarono fu Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, una volta a ridosso di Porta Sant'Egidio e ora affacciato su Piazza Garibaldi. Fu eretto a metà del Cinquecento per volontà di Gentilina della Staffa, vedova di Niccolò Vitelli, e dei suoi figli Chiappino e Paolo. I soffitti a cassettoni con le decorazioni su tavola e gli affreschi di Orazio Samacchini, Prospero Fontana e del Pomarancio sono splendidi, maestosi. Le pareti finemente affrescate
permettono di farsi un'idea della grandezza che questa casata raggiunse all'apice della propria storia. Una grandezza che si respira avanzando di stanza in stanza. Sul lato opposto alla piazza, la loggia a piano terra si affaccia su quello che un tempo era il parco privato del palazzo. Sul lato lungo corrono le mura urbiche, mentre un ninfeo di archi si alterna armonicamente a statue di Creta che rappresentano le virtù, dividendo l'area in due porzioni e nascondendo intimamente gli antichi orti e lo spazio della grande vasca che fungeva da peschiera. All'estremità nord, rialzata rispetto al giardino, c'è uno degli edifici più caratteristici della città, la Palazzina Vitelli. Fu costruita sopra quella che era una torretta medioevale e veniva utilizzata durante le battute di caccia e pesca. Vi si accede attraverso un grande cancello, percorrendo uno scalone del Settecento, dalla cui sommità si può ammirare l'edificio nella sua interezza. La parte più preziosa della palazzina è senz'altro la loggia affrescata da Prospero Fontana e Cesare Baglione. Al centro si ricorda l'origine mitica della famiglia Vitelli, a partire dall'imperatore romano Vitellio, raffigurato tra Giove e Nettuno al centro della volta. Un turbine di immagini raffigura pesci, babuini, lepri, melograni, uva, zucche e volatili d'ogni genere. Tutto è una cascata di colori e rispecchia la passione per le piante esotiche e gli animali della famiglia Vitelli. Case comuni, palazzi, monasteri e chiese. Le vie si innestano perpendicolarmente, come affluenti, su via 11 Settembre, antico cardo della città, e alcune sono ancora lastricate con le pietre di un tempo, quelle asimmetriche, una diversa dall'altra, meravigliosamente incastrate, con ordinato ma apparente disordine. Questo è il quartiere San Giacomo, parte del nucleo originario dell'antico borgo cittadino. Le case non sono mai simili e si appoggiano l'una all'altra come a farsi forza, sorreggendosi a vicenda quasi a sottolineare lo spirito di coesione delle persone che lo popolano da generazioni. Questa facciata austera e imponente è il più antico santuario mariano alto tiberino, la Madonna delle Grazie. La sua costruzione è da collocarsi tra il 1363 e il 1381 ad opera dei Servi di Maria. La chiesa mostra al suo interno i segni di un volto rinascimentale decorato da insediamenti barocchi, come gli altari laterali e quello maggiore, intagliato e dorato, che con il suo baldacchino protegge il crocifisso proveniente dalla chiesa di San Domenico. Nella Cappella del Transito è conservato un notevole affresco attribuito al pittore tardo-gotico Ottaviano Nelli, raffigurante il transito della Vergine e realizzato intorno al 1436. Ma la gemma più preziosa di questo santuario è l'antico oratorio della Compagnia della Madonna. In esso è conservata l'immagine della Madonna col bambino tra i santi Florido e Filippo Benizzi, venerata dai tifernati come Madonna delle Grazie, opera di Giovanni di Piamonte, allievo di Piero della Francesca. Florido è il santo patrono di Città di Castello, assieme alla stessa Madonna delle Grazie. Un
Lungo la Via del Popolo sorge la Chiesa del Buon Consiglio, in passato chiamata Santa Maria del Popolo. Gestita dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, la chiesa cinquecentesca è un piccolo scrigno di opere d'arte e icone, donate da privati e dalla comunità ortodossa tifernate ospite di queste mura. Attualmente è sede dell'Ordine della Venerabile Confraternita della Buona Morte e Misericordia, un tempo confraternita dei portatori di morti, al servizio della comunità attraverso l'opera di assistenza ai defunti. Fuori dal rione San Giacomo, l'intricato distendersi dei viottoli rivestiti con le pietre levigate dall'usura del tempo conduce verso Piazza Gabriotti. Sulle facciate delle case è visibile lo scorrere degli anni, la sovrapposizione degli stili, le cicatrici dei crolli e la rinascita dopo i tempi bui. Tutto è allo stesso tempo irregolare, ma perfettamente convivente, come se i secoli avessero amalgamato con cura ogni cosa, miscelando, fondendo. Uno stretto e tortuoso vicolo in leggera salita apre su Piazza Gabriotti, uno dei principali punti di riferimento della città. Sopra di essa svetta possente la trecentesca torre civica, unita al palazzo vescovile. Utilizzata un tempo come prigione, la torre civica sembra quasi vegliare sulla vita cittadina, arricchendo la piazza grazie alla sua caratteristica pendenza, che gli conferisce un suggestivo aspetto prismatico. Proprio di fronte alla torre, il palazzo comunale. Con la sua facciata a bugnato rustico e le sue peculiari bifore trilobate, il palazzo comunale, detto anche dei priori, è uno degli edifici pubblici più importanti dell'Umbria. La sua costruzione iniziò nel 1322. Qui si decide ora come lo si è fatto per secoli. Sulla lunetta della Porta Maggiore è scolpito lo stemma del comune, assieme a quel che resta della firma dell'architetto Angelo da Orvieto. Su quella della Porta Minore, invece, è raffigurata la Giustizia, sotto la quale un'iscrizione a caratteri gotici invita i cittadini ad avere fiducia negli uomini giusti. Varcarne il portone significa entrare in una delle strutture più antiche della città, una delle eredità comunali di Città di Castello, assieme alla torre civica. Le pietre del pavimento sono consumate, irregolari. C'è poca luce, che filtra solo da due piccole aperture poste in alto. Due possenti pilastri ottagonali sorreggono l'ampia copertura a volta e liberano le nervature e i costoloni che disegnano le volte ritmandone lo spazio. L'atrio è scarno e austero, ma imponente nella sua sobrietà. La massiccia scalinata cinquecentesca conduce alla sala del Consiglio Comunale, cuore della vita politica cittadina da quasi 700 anni. La cattedrale si innalza maestosa lungo tutta la piazza e la sua seicentesca facciata incompiuta volge ai giardini del Cassero. Il lato nord, invece, è impreziosito da un ricco portale gotico con bassorilievi, preceduto da una scala del Settecento, opera di Venanzio Righi. Il portale è una delle parti tardogotiche rimaste intatte dopo il tremendo terremoto del 400. Più volte ricostruito, l'edificio venne eretto sulle rovine della chiesa costruita da San Florido, a sua volta edificata, secondo la tradizione, sopra il tempio pagano voluto da Plinio il Giovane e dedicato alla dea Felicitas, la divinità romana dell'abbondanza. Uno stretto passaggio che lambisce esternamente l'abside
permette di arrivare alla base del campanile. Questa sorprendente opera di ingegneria medioevale risale all'anno 1000, è alta 43 metri e mezzo ed è uno degli emblemi della città. Con una circonferenza esterna di 7 metri e uno spessore medio della muratura di circa un metro, quella di Città di Castello è tra le poche torri campanarie cilindriche del centro Italia. Entrando nella struttura a croce latina con proporzioni cinquecentesche, la navata unica con le sue cappelle laterali appare maestosa, abbellita da decorazioni risalenti a cavallo tra 500 e 600. Le cappelle laterali seguono tutta la lunghezza della cattedrale, accompagnando fino all'abside. Alzando lo sguardo, si è immediatamente rapiti dalla bellezza del soffitto a cassettoni, le cui cornici, fregi e rosoni rifiniscono tutta la navata. Le grandiose opere pittoriche che ornano l'abside sono merito del pittore Benefial, che le eseguì tra il 1747 e il 1749 e raccontano tre episodi fondamentali per la storia religiosa di Città di Castello. Nell'affresco centrale, San Florido benedice il progetto di ricostruzione della città. A destra, libera un ossesso a Pantalla di Todi. Nel dipinto a sinistra, San Crescentino uccide il drago. La cupola fu ricostruita dall'architetto Tommaso Catrani nel 1789 e affrescata da Tommaso Conca tra il 1792 e il 1798. L'originale crollò per l'ennesimo violento terremoto. Il raffinato dipinto nel voltone principale, eseguito da Benefial, mostra Maria assunta in cielo, circondata dagli angeli. Ai suoi piedi, San Florido, custode della città. Ammirare le cappelle laterali è una continua sorpresa. Custodiscono autentici capolavori. Su tutti, la conversione sulla via di Damasco del Pomarancio. Celato agli occhi dei più, è invece il magnifico Cristo risorto, contornato da quattro santi e conservato nell'elegante sagrestia, situata sul lato destro del transetto. L'affresco votivo di scuola signorelliana, riscoperto solo nel 1968, sembra essere strettamente correlato al grave caso di peste che colpì la città nel 1499. Tra i rigorosi arredi della sagrestia brilla la statua lignea di un San Florido dorato. L'intera cattedrale poggia sopra la cripta, un ambiente avvolto nella semioscurità, coperto da volte a crociera e cadenzato da pesanti colonne. La cripta custodisce le reliquie di alcuni santi patroni della città, come Florido e Amanzio, in un'atmosfera di grande solennità. In una delle cappelle laterali è collocato il cranio di San Crescentino, anch'esso patrono di Città di Castello. A sostegno della leggenda, nella teca accanto è conservata quella che è ritenuta essere la costola del drago ucciso da Crescentino. San Florido è invece immortalato in un affresco del XV secolo. In un'altra nicchia, una Madonna con Bambino impreziosita da una cornice dorata. Città di Castello è inoltre custode di ben tre opere uniche e affascinanti: le Madonne Nere. La prima si trova proprio qui, nella cripta della cattedrale. Ha fattezze piuttosto insolite e indossa una tiara come la papessa dei tarocchi.
con la mano sinistra sorregge quella che sembra essere una giovane donna e nella mano destra ha una sfera. La seconda Madonna nera è invece conservata all'interno del Museo Diocesano. Questo museo di arte sacra e pinacoteca custodisce inoltre un'ampia collezione di pregiati oggetti liturgici e arredi sacri, turiboli, calici e croci d'altare si alternano a quadri di valore incalcolabile, come la Madonna col Bambino e San Giovannino del Pinturicchio, il Cristo risorto in gloria di Rosso Fiorentino e gli angeli, attribuiti a Giulio Romano, databili alla prima metà del XVI secolo. Il pezzo più importante del museo è però il paliotto, un pannello destinato ad abbellire la parte anteriore dell'altare del Duomo, donato da Papa Celestino II, pontefice di origini tifernati, nel 1142. La cura per i dettagli e la meticolosità con cui è realizzata quest'opera lasciano a bocca aperta, considerando il periodo a cui risale. Solo avvicinandosi è possibile cogliere la quantità di particolari che lo arricchiscono e che lo rendono un esemplare unico. Al centro domina un Cristo benedicente, assiso su un trono, che tiene con la sinistra il libro della vita. Ai lati, suddivisi in scomparti, sono rappresentati in ordine cronologico i principali eventi della storia della salvezza. La terza e ultima Madonna nera trova la sua collocazione all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'edificio fu terminato nel 1505 utilizzando i materiali e la struttura muraria di una fortezza preesistente demolita nel 1482 ed è un ulteriore tassello della storia che lega la famiglia Vitelli alla città. Niccolò, infatti, la ultimò per celebrare la conquista di Città di Castello, fatto che contribuì a rafforzare l'egemonia della stirpe dei Vitelli sulla valle. La chiesa è semplice e rigorosa, con una pianta longitudinale divisa in tre navate. Volte a crociera a sesto acuto proteggono gelosamente al suo interno splendide opere, sia quattrocentesche che di età moderna, realizzate da Alvaro Sarteanesi e Aldo Riguccini. Statua di Vittorio Emanuele II domina sull'ombra creata dagli enormi platani che ripara i bambini che giocano e si divertono. Quello che è forse il giardino più amato e conosciuto della città sorge sui resti del cassero della cinta muraria, fortificazione che alcune fonti archivistiche ipotizzano sia stata innalzata nella seconda metà del 1300. Come da un balcone ci si affaccia in direzione del Tevere, dove fra i tornanti delle dolci colline sorge un altro luogo importantissimo per la città, Villa Montesca. Oggi la villa è sede della Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca,
un ente che è un punto di riferimento internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione. La villa è immersa in uno dei più importanti parchi botanici regionali per varietà di specie vegetali e osserva silenziosa i cambiamenti della città da oltre un secolo. Le torri svettano tra le possenti querce, mostrando ai tifernati soltanto la loro sommità. La massiccia mole della costruzione è per lo più nascosta dalla vegetazione agli occhi della valle, ed è solo entrando attraverso il parco che è possibile ammirarne la magnifica completezza. Fu costruita per volere di un politico ed economista livornese, il barone Leopoldo Franchetti. Uomo di grande spessore culturale, il barone Franchetti visse a Villa Montesca insieme a sua moglie, l'americana Alice Algarten. Donna sorprendentemente moderna per l'epoca, di intuizioni attuali e grande amica di Maria Montessori, l'educatrice che scrisse la sua più celebre opera, Il metodo della pedagogia scientifica, proprio qui, tra queste mura. Oltre a collezionare centinaia di specie vegetali fatte giungere appositamente da ogni parte del mondo, al fine di creare un bosco da collezione dove studiare l'attecchimento e la crescita delle piante, i coniugi Franchetti furono molto attivi sotto il punto di vista sociale, aiutando i figli dei contadini, istruendoli e dando loro la possibilità di ambire a qualcosa di più rispetto a ciò che sarebbero inevitabilmente diventati. A quei tempi, le difficili condizioni di vita non offrivano altre strade all'infuori del lavoro o della fame. Lo studio e l'alfabetizzazione rappresentavano un lusso. Alice gettò quindi le basi per infrangere questa regola non scritta e concedere alla popolazione percorsi alternativi alla miseria. La villa, così, divenne presto una scuola e i baroni realizzarono ulteriori strutture adibite all'istruzione delle classi meno abbienti. Fondarono persino asili, con l'obiettivo di andare incontro ai bisogni delle donne che avevano un lavoro e che per questo non potevano badare ai figli. Perciò, oltre a essere la dimora del barone e della sua consorte, Villa Montesca costituiva, all'alba del Novecento, un centro culturale unico nel suo genere e rappresentava un simbolo di speranza per tutte le classi più povere. Era di fatto la possibilità più concreta che il figlio di un contadino o di un operaio avesse di cambiare il proprio destino. La villa assunse quindi un ruolo cardine per centinaia di persone, un luogo capace di cambiare in meglio la vita della popolazione, con un particolare sguardo verso i ceti più disagiati. Ma i meriti di Alice Algarten non si fermano qui. Una delle sue opere di maggior rilievo, situata a Palazzo Tomassini, è senz'altro il laboratorio Tela Umbra, che dal 1908 produce artigianalmente tessuti in puro lino e incarna uno dei primissimi esempi nazionali di imprenditoria femminile. Le condizioni di lavoro delle tessitrici erano estremamente moderne. Gli orari erano stabiliti in modo tale che le donne avessero prima di tutto il tempo necessario per occuparsi della famiglia e dei figli, con l'ulteriore possibilità di lasciarli comodamente addirittura in un asilo istituito all'interno della manifattura.
15 erano inizialmente le donne impegnate all'interno dell'azienda, più due maestre di telai. In seguito le tessitrici divennero una quarantina, numero che andò diminuendo con il passare degli anni. La baronessa, pur volendo produrre secondo i dettami di una tradizione secolare, desiderava creare un'azienda all'avanguardia, che fosse attenta alle esigenze delle lavoratrici e delle loro famiglie. Tela Umbra privilegiava l'assunzione di ragazze madri e garantiva loro, inoltre, la possibilità di imparare a prendersi cura del neonato presso un consultorio medico chiamato Aiuto Materno. Scelte ancora oggi assai coraggiose e innovative nel panorama imprenditoriale italiano. Amo Burri perché non è solo il pittore maggiore d'oggi, ma è anche la principale causa d'invidia per me e d'oggi il primo poeta. Con queste parole Giuseppe Ungaretti, che con Burri condivide la tragica esperienza della guerra, descrive l'artista Tifernate, elevandolo di fatto a una dimensione più che mai trasversale. L'arte e città di Castello. Un binomio saldo, inscindibile, ulteriormente rafforzato nel tempo dalla figura di Alberto Burri. Medico, artista, pittore, Burri rappresenta, assieme a Lucio Fontana, l'esponente italiano di maggior spicco nello scenario artistico mondiale del secondo dopoguerra. Palazzo Albizzini e gli ex seccatoi sono gli scrigni che conservano le opere del maestro. Un lavoro costante e difficile, curato negli anni dalla Fondazione Palazzo Albizzini, seguendo le disposizioni dello stesso Burri. I suoi capolavori sono conosciuti a livello internazionale, esposti nei più famosi e importanti musei e centri culturali del mondo. Burri si afferma con decisione come punto di riferimento della corrente cosiddetta informale. La materia è il fulcro attorno al quale tutto ruota. Nelle sale dei suoi musei, arte e materia, nel senso più essenziale del termine, si combinano mescolandosi per dare vita a un effetto drammatico ed emotivo senza precedenti, che fa di Burri il personaggio che forse più di qualsiasi altro ha contribuito a far conoscere Città di Castello agli occhi del mondo. L'arte assume molteplici profili a Città di Castello. La si respira in ogni dove, osservandone i mille volti. Nel cuore del centro storico, un riferimento per la cultura emerge per importanza e prestigio: Palazzo Bufalini. Attraversando un enorme cortile, si accede allo scalone che porta fino al quadrilatero, uno spazio espositivo che di volta in volta viene allestito in base alle necessità. È la pianta quadrata che segue l'andamento del cortile a dare origine al nome. Dal lato nord-est si accede alla magnifica Sala degli Specchi. Un tempo sala da ballo e per musica da camera, oggi è ambiente adibito a concerti e conferenze. Il grande lampadario posto al centro dei soffitti affrescati proviene dal teatro comunale. L'amore per la cultura, le arti e il bello, che da sempre permea Città di Castello, non poteva che sfociare nella costruzione di un bellissimo teatro all'italiana. Il Teatro degli Illuminati
porta il nome dell'omonima accademia che lo inaugurò il 25 agosto del 1666. Si presentò alla città con l'opera «Il trionfo della religione cattolica in Inghilterra» di Francesco Ignazio Lazzari. E da allora il suo palcoscenico ha continuato a vivere con il solo scopo di attirare artisti da tutto il mondo per deliziare la città con il fascino della recitazione, della danza e della musica. Piazza Matteotti è la piazza principale di Città di Castello. Vi si affacciano Palazzo Vitelli all'Abbondanza, Palazzo Bufalini e il Palazzo del Podestà, definendone il perimetro. Da qui, a scendere verso Porta Santa Maria, inizia Corso Vittorio Emanuele, la via più importante della città. Negozi, bar, uffici e abitazioni private si alternano uno dopo l'altro. Le facciate dei palazzi trasmettono eleganza e gusto e sono per la maggior parte edifici costruiti da antiche e potenti famiglie signorili, quasi tutti di origine rinascimentale. Piccole vie pavimentate con gli antichi sassi del Tevere si immettono nel corso e conducono in quella che era la parte più popolare della città, i rioni Prato e San Florido. In piazza Matteotti gli orologi rivelano la direzione del vento e scandiscono lo scorrere del tempo in città da oltre 300 anni. I numerosi palazzi che circondano la piazza presentano un aspetto rinascimentale, come il Palazzo del Podestà, che con la sua facciata sormontata dagli orologi, però nasconde in realtà origini molto più antiche. Infatti fu costruito nel 1324 come sede del potere esecutivo. Di quell'epoca rimane il lato su via Cavour, la via che in discesa collega le due piazze principali della città, Matteotti e Gabriotti, conosciute dai tifernati come Piazza di Sopra e Piazza di Sotto. Si dice che Città di Castello sia una città di santi, tipografi e scrittori. Lungo via Cavour, proprio sopra il piccolo e caratteristico mercato coperto, c'è un luogo magico che sopravvive all'usura del tempo. Un vero e proprio gioiello all'interno delle mura cittadine. Un'antica insegna ne rivela il nome. Tipografia Grifani Donati, nata nel 1799. Da più di 200 anni, questi ingranaggi, questo piombo, questi stampi e queste pietre imprimono su carta parole e immagini. Il rumore meccanico sembra quello di una raffinata orologeria. La magia degli inchiostri, miscelati con sapienza antica, ancora oggi produce risultati incredibili, unici e per questo perfettamente attuali. Il suono delle macchine all'opera è affascinante al punto da ipnotizzare di fronte ai movimenti cadenzati dei meccanismi e ai fogli che ne escono stampati. Conoscenze remote, tramandate nel tempo, di generazione in generazione, vive e assolutamente intramontabili. Dalla piccola piazza di San Giovanni in campo è possibile cogliere l'enorme massa della chiesa trecentesca di San Domenico. Le colonne rimaste sulla piccola piazza si dice facessero parte del battistero. Al suo interno, un'ampia e severa struttura a una navata termina in un coro a croce. Sontuosi affreschi del Quattrocento decorano delicatamente le pareti. Sant'Antonio Abate,
Santa Caterina che riceve le stimmate, una Natività, la Crocifissione. I due altari in fondo ospitavano due capolavori assoluti, la Crocifissione di Raffaello, ora alla National Gallery, e il Martirio di San Sebastiano, attualmente conservato nella Pinacoteca Comunale. L'altare maggiore conserva il corpo della Beata Margherita, detta la cieca di Metola. Questa chiesa dalla stupefacente bellezza faceva parte di un complesso molto esteso. A fianco all'edificio, infatti, oltre alla massiccia torre campanaria, c'è il bellissimo chiostro costruito nel Seicento, che con i suoi ordini di arcate sovrapposte e lunette squisitamente decorate racconta la vita della Beata Margherita. L'Umbria è la terra di San Francesco. Le sue colline, i suoi boschi, i luoghi sacri legati alla sua storia. Città di Castello, per il santo, era un luogo di passaggio nel suo pellegrinaggio tra Assisi e Laverna. Il primo luogo si trova in un grazioso largo del rione Sant'Egidio, piazza Raffaello Sanzio. Curata e protetta dai palazzi signorili e dalla chiesa di San Francesco, la piazza accoglie l'originale opera dell'artista Elmo Palazzi, che ricorda i tifernati caduti durante le guerre d'indipendenza. La chiesa di San Francesco presenta una struttura a croce latina ad una navata a tre absidi poligonali. Lateralmente spicca il campanile a pianta ottagonale, la cui sommità fu ricostruita nel 1789 dopo l'ennesimo terremoto che sconvolse la città. Sulle pareti esterne della chiesa è possibile leggere l'intervento barocco che costrinse alla chiusura delle splendide bifore gotiche e del portale. Al suo interno, le modifiche barocche hanno totalmente cancellato l'aspetto originale della chiesa. La volta visibile ora, per cui fu necessario irrobustire le pareti raddoppiandole, nasconde l'antica travatura trecentesca, in parte ancora decorata. L'antica chiesa sembra sia stata fondata nel 400 e numerosi documenti raccontano degli strabilianti affreschi che ne ricoprivano le pareti. Alla sinistra dell'altare è esposta una delle opere più celebri di Raffaello, lo Sposalizio della Vergine, copia dell'originale custodito a Brera. La chiesa di San Francesco conteneva anche un capolavoro di Luca Signorelli, l'Adorazione dei Pastori, ora a Londra. In fondo alla chiesa, un grande arco in pietra chiuso da un bellissimo cancello in ferro battuto introduce all'essenziale Cappella Vitelli, il cui progetto è da attribuirsi con molta probabilità a Giorgio Vasari. Il tempo, le guerre, i terremoti, il potere. Da quasi 3.000 anni, Città di Castello riempie l'alta valle del Tevere con incessante forza e caparbietà. Le mura, le case, i suoi palazzi, le sue chiese, ma soprattutto le persone che la plasmano in ogni suo singolo aspetto. L'arte è celebrata ovunque, in tutte le sue forme, nella pittura, nella scultura e nell'architettura, secondo un profondo amore che dura da sempre e che crea bellezza. I suoi santi, le sue nobili dinastie, le sue tradizioni e i suoi impareggiabili artisti. Il teatro che accende le menti attraverso la fantasia. Le donne e gli uomini che l'hanno resa grande. I suoi vicoli e gli spiazzi che continuano ad essere percorsi,
come le sue case, ad essere abitate. Mentre il Tevere scorre lento fra i campi, dono di una natura generosa. I boschi, le sue colline sinuose e la valle intera, quella che raccontava Plinio il Giovane, con quelle parole ricche d'amore e ammirazione. La vita scorre e tante cose cambiano, forse troppo velocemente, certo. Ma Città di Castello non rimane mai la stessa, perché continua a mutare e mutare ancora. Cura le proprie ferite, torna a far splendere parti di sé nel costante desiderio di preservarle nel tempo, interpretando i cambiamenti e cercando di comprenderli, a volte non senza fatica. Fiera della propria identità in ogni singolo giorno.